cucciole! Ti sei annoiata, amore? No, poca. No, ti sei annoiata. Abbiamo provato anche a fare il bagnetto in piscina, ma la grandine di stanotte, perché anche stanotte ha grandinato, ha rovinato tutta l'acqua ed era tutta sporca, tutta verde. Papà ha messo una pastiglia di cloro, un pochino è migliorata, però... E quindi ci siamo annoiate tutto il giorno. Era meglio stare in vacanza, ma non si poteva fermarsi. Adesso tra poco partiamo, sto facendo il biglietto per ritornare in Sardegna, Sì, mi manca solo il documento di papà, appena arriva lo carico. Sì. Ok? Sì, quindi ciao. Sì, e poi partiamo. Ciao. Ascolta, Vane. Basta cellulare. Tu sei stata brava e hai fatto anche un pochino di conto. No, non un pochino. Brava. Non è vero, non ho fatto un pochino, 4 pagine e 4. Sì, 4 e 4? Ok. Allora, stasera... Visto che oggi siete state a casa tutto il giorno, andiamo a mangiare al Lord Byron. Yeah! Andiamo a mangiare fuori, Così tu mangi il tuo risotto giallo, anche tu? Io pizza. Mangi la pizza stasera? Io pizza bimbi con risotto e patatine bimbi. Ok, e così potete giocare un po' in saletta, va bene? Tu non giochi? Te ormai sei diventata grande per la saletta? Sì. Vabbè, però almeno usciamo e facciamo qualcosina, va bene? Ieri sera sei andata al cinema tu, Usciamo! E poi torniamo a casa. Lo so, amore, guarda che sto facendo i biglietti per tornare al mare. Sì, il 25. Con la nave stavolta. Così portiamo un po' di cosine. Ma sì, dopo l'urbano. Non c'è Luna Park, amore. Non c'è. Scusa, devo girarmi così anch'io o ce la fai a raddrizzarti? Ah, grazie. Mi sembrava di avere a che fare con un pipistrello. Non c'è Luna Park, vabbè, amore. Vabbè, giro. Non lo so, vediamo. Sì, ok, va bene. Dai, quando torniamo poi ci guardiamo un film. Domani usciamo tutto il giorno. Sì, invece sì. La smetti di mettere le mani davanti alla telecamera? Sì. Domani usciamo tutto il giorno e dove andiamo a Luna Park? No, domani andiamo a comprare, a ordinare i libri per la scuola. E poi vediamo. Possiamo andare a fare un giretto. Se non fa tanto caldo possiamo anche andare in centro a fare un giretto, va bene? Ok. Ok, allora, tra poco arriva papi. Voi siete... scusa, Vanessa, ce la fai a guardarmi 5 minuti di fila? O hai dei disturbi dell'attenzione? Mi aiuto. Dai, su. Ascoltami, siete già pronte? Sì. Vieni così? Sì. Sei sicura? Tu cosa mangi? Risotto, hai detto? No, guarda. Sì. Dove è scappata? Eccola. Mamma, qua. Mamma. Cosa? Fai finta di dormire, Vane. Fai finta di dormire. Tu sei tremenda. Questa è una pazzia. Dai. Anastasia, tu vieni così? Sì, guardate. Uno, due, tre. Tappatevi le orecchie. Stop, mi vado a cambiare io lo ok? Sì. Basta Anastasia con questi suoni fastidiosi. Sei talmente arrabbiata che stai diventando parte del divano. Anastasia, non ti porto se non la smetti. Io vado a cambiarmi, ciao. Oddio mio, Vanessa, comunque non avresti tutti i torti, perché da quando abbiamo detto che andavamo fuori a cena sono passate 2 ore e tuo padre è arrivato adesso, lo sai? E sono? Chi sono? Sono le 9:10, anzi meno 5, è tardissimo, dobbiamo ancora cenare e io sto morendo di fame. Anch'io. Ma tantissima fame, stasera mi mangio un bel piattone di pesce con le verdure di cui ne ho tanta voglia. Cosa fai, metti gli occhiali da sole? Mamma mia, come stai bene. Li ho comprati anch'io gli occhiali da sole nuovi al mare, lo sai? Poi mi dici se sto bene o no? Non me li ha regalati il papà. Non stai bene. Sto bene, sto bene. No. Però sono i tuoi sono belli, mi molto piacciono. Belli, sono più belli del nonno. Sicuramente. E qui che abbiamo? Sto costruendo una casa. Stai costruendo una casa? Tu ti sei accorta che sono passati 2 ore da quando abbiamo detto che andavamo fuori a cena o sei immersa nel gioco? Un buco ho trovato la mia casa. Anastasia? Sì, ho capito. Con chi stai giocando? Prima con Raffaele, prima. Prima stavi giocando con Raffaele? Prima. Lo sai che Raffaele domani parte? E dove va?
No, non lo sapevi? In Puglia. Sì, amore, domani mattina alle 4:30 vanno a Milano e a Milano prendono il treno per Barletta, mi sembra. Alle che? E io però ho fatto il biglietto per la Sardegna! Si parte il 25, in nave. Guarda. Ho fatto solo andata, Sì. Quindi non ritorniamo più, che figata! No, perché il ritorno vorrei farlo in aereo, magari lasciamo lì la macchina e poi va. In aereo. Il ritorno vorrei farlo in aereo, sì, perché io voglio di volare. Poi, e poi lo sai che quando torniamo dopo 2 giorni si riparte. Dove si va? A Milano! No, a Palermo. A Palermo! In Sicilia, perché mio cugino si sposa. Si sposa, è vero, brava, ti ricordi tutto, brava. Quanti anni ha? 35? 33. Gli fa 99. No, non ne fa 99, ne ha 33 e si sposa. Quanti li fa? 209. Ma che cosa? Gli anni? Mm. Senti, la smetti? Ti stacchi? Non posso! Sì, vuoi. Ma devo finire. In tutto, quante vacanze? Allora, siamo stati a Rimini, in Sardegna, tra poco ritorniamo in Sardegna, poi andiamo a Palermo, ma tra qualche giorno, se riesco, se riusciamo, forse, ma non è sicuro, andiamo a Roma a fare 2 o 3 giorni. Sì. Se andiamo a Roma, sì. Quest'anno ce la stiamo godendo e ti dirò di più. Volevo andare dalla zia in Inghilterra, ma purtroppo non abbiamo il passaporto e mi hanno detto che i tempi sono lunghissimi e quindi prima della fine dell'estate non è possibile averli e dobbiamo rinunciare ad andare in Inghilterra, ma non è detto che a settembre o ottobre poi andremo, va bene? Mi fa paura stare in camera. Eh? Mi fa paura stare in camera. Perché ti fa paura? Perché mi guarda con questo occhio. E questo è il suo occhio, questo, l'occhio del grande fratello. Va bene, dai, speriamo che papà scenda presto e si va a mangiare. A mangiare? Sì, perché ho fame, basta. Ragazze, ce l'abbiamo fatta, finalmente papi si è preparato e andiamo a mangiare con sempre più appetito. Amore, dai, hai ordinato? Sì? No, tu hai ordinato? Sì. Vuoi andare a giocare? No. Nella saletta? Perché no? Come, sei voluta venire qua per andare a giocare, adesso non vuoi? Finalmente! È buona? No! Hai preso un pezzettino, amore, l'hai assaggiata? Adesso arriva anche il risotto. Arriva il risotto? Ma salmonella! Stai attenta con la mozzarella, Concentrati, mastica tantissimo, d'accordo? Me ne dai un pezzettino? Una patatina mi dai? Io non voglio la patatina, voglio la pizza. Voglio il bordo, mi dai questo? O ti piace? Grazie amore. Grazie. Che bel piatto amore. Buono? Buon appetito allora. Vuoi mangiare? Dove vai? A giocare? Passa il dolce. Certo amore. E che cosa vorresti adesso? Ancora? Ma l'hai mangiata stamattina a colazione. Ma chiedi che dolci ci sono? Okay. Magari c'è il tortino, quello con il cuore di cioccolato. Bimbe, dove siete? Io non posso entrare. Vediamo Ani. Aspetta un secondo che mi avvicino. Vai. Non ti fare male. Ma prima non l'ha fatta così. Ma sì. Quasi amore, brava. Vai. Brava amore, stai imparando, brava. Mamma. Prendiamo la ciambella. L'ho già presa. Vai, ultimo. Bravissima. Anch'io, guarda. L'ho presa la ciambella, amore. L'abbiamo scelta insieme. Io ho preso la ciambella. Aspetta, prima di venire qua. 3, 2, 1. Brava, amore. Grande, olè. Dopo mangiato è il top. Amore. Bravissime, vi chiamo quando arriva il dolce. Non fatevi male, dai. Velocissime tutte e due, bravissime.
dolce e nessuno lo ha mangiato, solo io. Quindi Vane, adesso Vanessa ha un dilemma, un problema esistenziale. Vuole tornare al cinema con papà a vedere Jurassic World. Papà, la partiamo ancora? Non si sa, non si sa. Papà arriva tardi la sera, amore. Hai visto ieri che siete arrivati di corsa? Settimana, fine settimana andiamo, ok? Insieme. Cena finita. Ok, ragazzi. Cosa avete portato a casa? I soliti chupa chupa. Ani, fa vedere cosa ti ho dato. Fragola e fragola. Sì, perché dovete sapere, ragazzi, che in questo locale tutte le volte quando andiamo via regalano i chupa chupa e il ciuccio caramello. Infatti ne abbiamo 100.000 a casa, sì. E voi nonostante tutto li volete lo stesso. Andiamo, 200, guardate che papà è di qua la macchina. 100.000 Esatto. Esatto, avete mangiato bene? Sì, però il dolce non lo avete mangiato, me lo sono mangiata io. Vabbè. Ho capito, ma la crepe te l'ho fatta stamattina, potevi anche evitare. Allora, sali Ani. Sali di qua. Sali. Vane? Ma guarda. Vanessa! Maledetti! Ma cosa ci hanno fatto? Ma Vanessa, ma qualcuno ci ha fatto una riga. E adesso? No, ma... e adesso niente! Ci hanno rigato la macchina! Con una chiave! Ma guarda! Ma chi è stato? Ma guarda te, ma che scherzi stupidi! Io queste cose le odio, giuro. Gente che va nei locali, beve e poi si diverte a graffiare le macchine. No, Vane, guarda che riga che ci hanno fatto. Andiamo a dirlo a papà. Ani! Ci hanno graffiato la macchina. Abbiamo un graffio. Come? Ah! Abbiamo un graffio sulla macchina! Qualcuno è uscito e si è divertito a farci un graffio sulla macchina e adesso. Ne compriamo una nuova domani mattina. Guarda, domani ne andiamo a comprare una nuova. Lo diciamo pubblicamente, ringraziamo la persona che ci ha graffiato la macchina perché domani ne andiamo a comprare una nuova. Siete d'accordo? Sì. Cioè, ragazze, mi hanno graffiato la macchina. Sai cosa significa? Che qualcuno è uscito dal locale, forse anche un po' bevuto, e con la chiave è passato davanti alla nostra macchina, alla portiera, e ci ha fatto un bel graffio. Ma adesso magari sì cosa? Lo apro, io devo capire chi è e lo butto sulla macchina. Esatto. Mare, quando noi siamo andati in macchina, la macchina non c'era più. La macchina, ce n'ho solo un'altra però alla mia parte. Non possiamo sapere chi è stato, amore. Sicuramente non è stato uno che è entrato nella sua macchina. E poi non è uno, non è stato un nostro amico, vero? Ma no, chi li conosce? È stato qualcuno che ha fatto questo scherzo. Purtroppo queste persone esistono. Ma noi domani, sapete cosa facciamo domani? Compriamo! Sì, brava! Domani andiamo al concessionario e compriamo la macchina nuova. Siete d'accordo? Sì! E di che colore compriamo la macchina nuova? Chiedete ai nostri amici qual è il loro colore preferito. Ma ragazzi, noi dobbiamo scegliere un colore per la macchina. Voi quale preferite? Il blu, il nero o il rosso? Scrivetelo nei commenti. Chi è? Io. Ciao amore. Bravo, ma amore, ma tu sei il mio angioletto. Amore mio, sei la bambina più brava del mondo, amore. Allora, facciamo una cosa. Anche visto mia. Che sei stata una bambina bravissima e hai messo in ordine, hai acceso il climatizzatore perché la mamma è tanto caldo, facciamo una cosa. Ti faccio scegliere il colore della macchina nuova. Che colore ti piacerebbe averla, la macchina nuova? Blu. Blu, amore? E allora domani andiamo a scegliere la macchina nuova blu. Va bene? Va bene. Vieni con me? Sì, mi puoi regalare un regalino con il distirato? Certo. Apri l'armadio. Apro l'armadio, sei sicura? Sì. Guarda che questi sono gli armadi dell'orrore. Li apro? Amore, hai messo tutte le scarpine in ordine. Allora, facciamo così. Dove sei? Visto che domani mattina dobbiamo andare a ordinare i libri di scuola per te che inizi la prima elementare e per Vanessa, dopo andiamo al Toys e ti faccio un bellissimo regalo. Sì, grazie. Prego, amore, grazie a te.
Amore, quella è la... lo so. Quella è la telecamera. Lo sai, dai bacini. Io sono qua. Lo so. Io sono qua. Anche a voi, lo so. Bacino anche ai nostri fan. Allora, Vanessa, dove sei? Ma la smetti di chattare, ma la smetti di usare il cellulare. Brava Vanessa, togliglielo quel cellulare. Brava. Rifacciamo. Brava Anastasia, togliglielo quel cellulare. Allora bambine, il video finisce qua. Ringraziamo chi ci ha graffiato la macchina. Sei stato veramente gentile e per colpa tua, anzi grazie a te, noi domani andremo a scegliere una macchina di colore. Anastasia, l'hai scelto tu il colore? Blu. Blu. Come questo. Più o meno. Ok, il video finisce qua. Quindi iscrivetevi al canale. Anche io prendo un bel regalo. Addio. No, lei no. Il video finisce qua. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like su questo video. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte. Ci vediamo domani. Esatto.